Datti un microfono alla signora, perché è importante sentire quello che dice. Si avvicina, signora, così signora. Sentiamo tutti, se no non possiamo capire nulla. No, ma è molto importante. Sì, perché io il percorso di piede l'ho fatto. Poi alla fine ho fatto anche il percorso di Ho fatto tutti i percorsi. Io avevo una famiglia eterogenea, devo dire, grazie. Ho avuto anche in famiglia la figlia di un samurai, un Dakota. Avevamo molti parenti, quindi povera bambina, mille stimoli anche da adulta, sembrava di impazzire. A un certo momento ero molto malata. Il primo dubbio mi arrivò a 12 anni. Il mio padre di religione assomigliava moltissimo ad un gallo. Io sono nata a Savona, padre era vaschino, un bel giorno, era molto intrigato e ci raccontava delle origini del popolo, degli uomini. Un bel giorno ci raccontò che una vecchietta non sapeva come passare il tempo. E allora le disse, provi a leggere la Bibbia. Dopo qualche giorno la vecchietta arriva sconvolta e dice: un Egitto, de cose, fanno de cose tremende. E padre Ravestino non ci spiegò, lasciò tutto quanto lì nell'aria. Il discorso era: leggete, deducete, cercate. Più avanti, poco più avanti, avevo 12 anni, arrivo in una libreria e il libraio mi mette silenziosamente un libro davanti, Shire, i grandi iniziati. Scoprì delle cose che sconvolsero padre Ravastino. Andai avanti perché a quel punto non mi fermai più. Ero comunque educata da una madre che voleva che io fossi una buona fedele. E quindi avanti studiare, avanti cattolicesimo. E ho avuto tutti i percorsi più belli, meravigliosi, però a un certo momento ho cominciato ad approfondire. E posso dire appunto una testimonianza particolare che si rifà all'interpretazione, perché... L'invito un po' a... Stringo velocemente, arrivo a padre Ballaster. Padre Ballaster è quello che mi ha messo il dubbio. Perché a un certo momento dice, io ho scoperto che... in Spagna c'è un'interpretazione del breviario, si dice che l'angelo, nel testo, l'angelo è al servizio dell'uomo. Nel testo sudamericano si dice che l'uomo è quasi come l'angelo, nel testo romano, neppure se ne parla. E padre Ballaster diceva, ma come mai? Quindi questo cosa sta mettendo un dubbio, ve l'ho scritto sul biglietto, ho scoperto che ognuno politicamente dava una sua versione. E allora? E allora sentiamo cosa pensano invece. Andiamo tutti quanti a interpretazione. Ballaster dice questo. Termino, quando poi gli chiedemmo, ma allora la via diretta qual è? Padre Ballaster disse, lo Zen. Sembra che il dottor Di Porto ci stia lasciando perché deve prendere un treno, quindi lo ringraziamo della sua presenza assolutamente. Grazie. Proprio perché anche gli altri relatori hanno dei treni che non aspettano, dobbiamo andare un po' velocemente e seguire con queste domande. Ci sono domande legate sempre all'Antico Testamento, al quale ora chiedo magari di intervenire prima il dottor Garrone, così sentiamo anche la sua opinione in merito a questo. Perché se Dio è un creatore universale, però poi ha scelto un solo popolo, quello ebraico, e insistono i nostri ascoltatori, ha massacrato tutti quanti gli altri? Perché questa scelta di un unico popolo se è un Dio universale? Allora, no, peccato avere solo 10 minuti, mi rammarico, devo dire non sapevamo di questo intervento, conferenza,
nella seconda metà del pomeriggio parlare di Gesù storico invece di occuparci delle questioni sulle quali avevamo qualcosa da dire e forse ci eravamo anche preparati, ma non importa, scusi, cioè Gesù storico non... No, non ce l'ho con lei, sto dicendo agli organizzatori, Gesù ci avevano, ci hanno mandato 4 domande a cui rispondere, non ci hanno avvertito che nella seconda metà del pomeriggio avremo ascoltato un intervento che ci è stato detto sarebbe stato di 15 minuti a cui noi dovevamo reagire. Poteva essere lei sul Gesù storico, mia nonna sulla bellezza della Val Gemalasca, non ha nessuna importanza. Io mi lamentavo con gli organizzatori che ci hanno introdotto una variazione del programma senza dircelo e forse senza dirlo voi. Chiusa la parentesi, ciò si sa. Posso? Noi qui su. Io in genere penso prima di parlare e persino delle cose che so mi preparo sempre perché sono un chiacchierone, mi viene facile parlare, non voglio parlare da chiacchierone. Io stavo parlando per voi, noi abbiamo cercato di ottenere che questa seconda metà del pomeriggio non fosse dedicata al Nuovo Testamento ma alle sole vostre domande, perché abbiamo visto nella pausa che c'erano molte domande. Allora no, per dire, non sto prendendo tempo perché non so che cosa rispondere, anche se sono molto stanco, ma non importa. Allora, Dio, volete, ve la dico come la vedo io, precisando, e mi sembra strano doverlo dire dopo Ricoeur, noi non siamo altro che umani che interpretano. Allora voi non dovete scambiare l'interpretazione come la chiacchiera di uno che ti vuole infinocchiare, perché nessuno di noi, anche Biglino che dice io non interpreto ma traduco alla lettera, la sua traduzione alla lettera è una interpretazione e che ha, non lo faccio qui ma ne parlerò con... Sì, e è meno flessibile della... Ma chiuso la parte. Allora, vi dico la mia. All'universalismo... L'Antico Testamento ci arriva in un secondo passo. Quella religione lì comincia con l'idea di avere fatto un'esperienza di libertà con un Dio guerriero che viene dal deserto e che guida una masnada di schiavi e che la vincola a sé a un'alleanza, dicendo la vostra libertà la dovete vivere così. Così è cominciata quella storia lì. E sapete quando hanno usato il linguaggio dell'alleanza? Sotto gli Assiri, quando sottoscrivevano trattati di vassallaggio, hanno scritto il Deuteronomio imitando i trattati di vassallaggio e dicendo noi, il nostro, siccome la nostra libertà non ce l'ha data il sovrano Assiro, ma la dobbiamo a questo Dio del deserto che ci ha guidati fin qui, noi ci vincoliamo a lui con questa libertà. Poi di lì, sono arrivati a sviluppare un monoteismo universale e a quel punto hanno reinterpretato, la devo stringere, hanno reinterpretato questo loro vincolo particolare semplicemente come una funzione particolare. E se pensate o sentite dire che l'Antico Testamento vuol dire che l'elezione degli ebrei sono gli unici che si salvano e tutti gli altri devono essere massacrati, è propaganda antisemita. Perché gli ebrei, siccome lo dicono, gli ebrei non hanno mai, non c'è mai scritto nella Bibbia ebraica, non hanno mai, tantomeno l'hanno detto dopo, che quel patto lì è un patto legato alla salvezza. E a differenza dei cristiani, se interpellate i rabbini, un rabbino vi dirà che noi altri pagani, come andremo a finire il giorno del giudizio? Non ci verrà detto non hai osservato le 613 mitzvot o non hai creduto a questo o quest'altro, ci verrà detto c'era uno stato di diritto, un tribunale nel tuo paese, sì, sei stato politeista, no, sei stato pedofilo o incestuoso o assassino, no, ecco, entra e accomodati, cioè basta quel minimo di integrità, diciamo così, salvo il monoteismo, ma di quel timore di Dio e di quell'integrità morale che è del tutto indipendente dall'appartenenza al popolo di Israele e alla professione di una fede. Questa è la visione ebraica. Cosa? Lei ha mai aperto una pagina del Talmud? Nel Talmud c'è scritto che noi andremo all'inferno? No, si parla di noi come un qualcosa di diverso
infatti lo siamo. Infatti lo siamo. Lo siamo diversi da loro. Molto diversi da loro, assolutamente. Sì, molto diversi. Ma non dal punto di vista dispregiativo. No. Ma voglio dire, no. L'appartenenza al popolo di Israele non è una condizione preliminare per la salvezza, semmai è quella che li esporrà ad un giudizio, a uno screening. Goim bestie? Vuol dire popoli, nazioni, gentili. Goim non vuol dire bestie. Allora, che in tutti i gruppi sociali si possano usare dei termini in modo dispregiativo. Ma perché non possono usare i termini in modo dispregiativo? Sto parlando di noi. Io per esempio 50 anni fa ai miei paesi si diceva non penserai mica di sposare una cattolica, perché eravamo una minoranza in un clima che non era vivevamo in un clima arriva la pacca che non è quello di oggi, chiusi in quello che era stato il nostro ghetto alpino. E allora è evidente che forse il mio bisnonno, quando diceva i cattolici, lo diceva con una accezione e con uno spirito diverso da come lo dico io oggi, e quindi posso capire che gli ebrei chiusi nel ghetto abbiano detto i goim là fuori ci vogliono male, correggete, smentitemi se non è vero. Ma non è stato... uso la parola ebrei. Dipende tutto dall'interpretazione. Per esempio la parola bastardo cosa vuol dire? Figlio illegittimo. Per esempio, se tu oggi dai del bastardo a uno, può essere dispregiativo, ma bastardo non vuol dire dispregiativo, vuol dire figlio illegittimo, è vero o no? No, altre domande? Sì, c'è un'altra domanda, se mi permettete, è proprio legata a una traduzione di una parola dal testo ebraico, Olam. Chi scrive? Quale? Mi sembra sulla violenza? Violenza? Sì. No, perché il popolo, sono un popolo. No, allora. Perché Yahweh ha scelto solo un popolo? Se era Dio unico, ha creato i cieli e la terra, poi ha creato l'uomo. Una volta che ha creato l'uomo si è scelto un popolo per andare a massacrare gli altri. No, non ci spiegate questo? No, allora il popolo che quel Dio ha massacrato di più è il suo. No, è quello che ha massacrato di più, perché per fortuna, se mi fate finire vi dico come la vedo, per fortuna nessuno dei massacri che sono scritti nel libro dei giudici, nessuno di queste truci pagine, che non è un uomo, è una scappatoia quella di Biglino di dire quello che fa sta propaganda qui era solo uno. Loro dicono che è Dio che ordina questa roba qui, non ne hanno mai fatto uno, sono una proiezione, sono una... Sì! Sì! Della storia a me non... Voi credete che sono storie? Che veramente 12 tribù sono entrate, hanno fatto cascare Gerico con un miracolo e hanno massacrato tutti i cananei? Sì! No? Credete agli storici che vi dicono che Israele emerge in mezzo alla popolazione cananea, e molto più tardi si combattono in Israele diverse opzioni sulla propria religione. Ce n'è una che pensa che è la segregazione, cioè non mischiarci con gli altri sia l'unico modo di salvaguardare la nostra identità. Non bisogna sposare donne straniere, bisogna vivere il più possibile il proprio particolarismo. Sono quelli che scrivono questi testi raccontando se avessimo fatto le cose come si dovevano fare bisognava massacrarli tutti. E invece ci sono altre pagine della Bibbia, e vengo alla mia risposta finale sulla violenza, altre pagine della Bibbia in cui dicono e se invece la nostra particolare vocazione fosse quella di vivere in mezzo agli altri senza paura e semplicemente
aspettandoci che anche loro siano coinvolti, per esempio pensate alla fine del libro di Isaia, in un mondo in cui tutti i popoli vivono pacificati. Nell'Antico Testamento trovate queste due linee, non le hanno cancellate. Vi prego di prendere atto il fatto che, benché siano scritte nella Bibbia, il popolo ebraico non si è mai messo in testa di applicare la lettera a questi testi, cosa che invece hanno fatto i cristiani. E chi ha rivissuto la grande epopea, chi ha pensato di rivivere i testi di Giosuè, sono gente della mia parte, che conquistava l'ovest degli Stati Uniti e che davano i nomi delle città bibliche, pensando: noi che siamo fuggiaschi dall'Inghilterra per motivi di religione, troviamo qui la nostra terra promessa, che è abitata da cananei e Dio ce l'ha data, eccetera eccetera. Quindi, tra l'altro, l'uso e l'interpretazione di questi testi riguarda molto di più noi che gli ebrei. Io credo che la cosa che mi interessa della Bibbia è che alla fine l'Antico Testamento, l'ultima parola, quindi non è una stupidaggine dire che l'Antico Testamento è un Dio cattivo, mentre è quello di... No, mentre quello del nuovo è buono. Leggetevi l'Apocalisse come va a finire. È tutto inventato. No, io combatto l'idea che ci voleva il cristianesimo per un Dio buono. C'è anche nell'Antico Testamento il Dio buono. Ma dove? E secondo me c'è il Dio buono nell'Antico Testamento quando, potendo essere violento come i testi lo descrivono, ci sono delle pagine in cui lo fanno apparire come un Dio che disarma, che rinuncia alla sua violenza. Quindi dovrebbe uccidere tutti i giorni. Guardando lei non farebbe, guardando questo mondo, lei non ha mai pensato che ci vorrebbe un diluvio? No, io l'ho pensato. Molto brevemente, la prego, sì, che c'è poco tempo. Lì non si parla di una guerra del bene contro il male, lì si parla di massacri, stermini, pulizie etniche, di guerre di conquista, perché questa è la parola, conquista, uccidete tutti, e viene di continuo questa cosa, cioè non c'è una due righe su questi stermini, cioè si ripetono continuamente. E dire che sì, ma no, ma sono interpretazioni, non penserete mica che sia successo. È successo, perché è scritto di continuo. E allora negare queste cose è assurdo, mi scusi. Ma voglio dire, cosa mi chiede? Cioè, uccidete uomini, donne, bambini, anche gli animali. Cioè, voi rispondete che hanno fatto gli animali. Che vorrei prendere la parola. Prego, prego, rispondi pure. Sì, assolutamente. Allora, intanto mi riferisce moltissimo che non sia più qui il rappresentante no, scusa, no, riusciamo un po' a fare silenzio, per favore, se non sentiamo. Non c'è un'interpretazione, è una questione di onestà nei suoi confronti, perché io, come credente cristiano, mi trovo rispetto a questi problemi in una situazione, tra virgolette, diversa. Per quale ragione? Perché Gesù Cristo si è fatto ammazzare per queste ragioni qua, Gesù, siamo nella settimana di Quaresima, no? Si dice Gesù è morto, è stato ammazzato per queste ragioni qua. Bene? Allora, questo pone quindi una dialettica tra il Testamento, il Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento, che potrebbe essere troppo facilmente messa in un binario sbagliato. Per questo mi dispiace che non sia presente il rappresentante del mondo ebraico, ma sta di fatto però che nel primo testamento, a mio, quel che riesco a leggere anche seguendo le interpretazioni che fanno persone lungo il tempo, che hanno anche competenze e sensibilità riguardo ai testi, il primo testamento, tra virgolette, io lo apprezzo perché presenta la storia della religione nella sua durezza. Bisogna accettare che una parte non indifferente del problema religioso è passato non solo quello, anche attraverso la violenza in nome di Dio. Questo va detto così. Perché? Facciamo il ragionamento. Io prima, nell'intervista rapida che mi avete fatto, ho portato l'esempio di persone che io conosco direttamente oggi nell'ISIS.
queste persone hanno attaccato quello che fanno, alcuni di loro non al mercenario che stanno dietro, ma hanno il senso di fare la cosa più alta che ci possa mai essere, dare la vita, e quello che commettono come omicidio rispetto agli altri, quanto più efferato è, con uno stravolgimento della logica machiavellica, quanto più alto è il fine. Cos'è più alto di Dio? Quanto più alto è il fine, tanto più i mezzi ignobili vengono non solo giustificati, ma santificati. Questo è il nodo della questione religiosa all'interno della Bibbia. Nella sua durezza contiene una lotta anche su questo. Dio si è in qualche modo fatto... No, guardate, come oggi è sbagliato dire, quando si fanno i dibattiti pubblici con l'Islam, dire l'Islam è pa. No, l'Islam deve fare i conti con questo, perché è una possibilità pericolosissima della religione, che prende il profondo dell'anima, e siccome il fine è alto, i mezzi ignobili sono non solo giustificati, ma santificati. Allora, questa correzione è contenuta nella Bibbia, io direi francamente, la Bibbia ci presenta la tavola senza sconti dei rapporti con Dio, anche quelli più pericolosi. Nel caso specifico del cristianesimo, però, la posta in gioco sull'uccisione di Gesù è stata quella. Se tu sei Dio, scendi dalla croce, ti crediamo. E quello che citavo prima, del versetto 156 e forse 157, secondo dei testi dell'Islam, della quarta sura, la sura delle donne, dice: Dio non molla il suo profeta, lo fa vincere. Mentre in caso specifico del Nuovo Testamento, ma qui avrei voluto che ci fosse stato perché sarebbe stata una bella dialettica con lui. Il Nuovo Testamento su questo entra in correzione di rotta con il Primo Testamento, entra in correzione, non in collisione, ma in correzione di rotta. Se tu in nome di Dio ritieni che puoi fare qualunque cosa, perché qualunque cosa tu faccia, tanto più essendo fatto per Dio, tanto più viene santificato, quanto più è terribile contro la legge normale, invece nella figura specifica di Gesù questo viene sconfitto, nel senso che Gesù accetta che Dio si fa strada attraverso non quella logica. No? Ma è una logica durissima, che ancora oggi è inutile che ce la nascondiamo, è una logica aperta. Per questo, secondo me, la Bibbia ha un valore di confronto dinamico, e anche poi però accetterei anche che dietro queste descrizioni c'è un cliché, no? Che indica ciò che mi suggeriva, mi spiace, il rabbino mi diceva che dietro questo cliché ci sta il fatto che più che essere considerati vittime, venivano considerate consacrate più che vittime, nel senso che il linguaggio è della vittima, ma nella vittima come consacrazione. Ma io vorrei che fosse stato lui a dirlo, io non voglio interpretare. Diamo anche una parola a Mauro Pipino, che vuole intervenire a questo proposito. Le domande sono quelle scritte, non si fanno più domande a braccio, grazie. Volevo semplicemente fare un'annotazione, intanto appunto, perché qui bisogna distinguere bene tra, come dire, l'accusare gli ebrei come popolo e invece rifarsi a ciò che leggiamo in un testo, anche perché poi si parla di antisemitismo, ma in realtà, voglio dire, gli ammoniti, i moabiti, gli amalechiti erano tutti semiti esattamente come gli israeliti, erano loro cugini primi, quindi voglio dire, si combattevano tra di loro, quindi si combattevano tra semiti, per cui fare il discorso dell'antisemitismo in effetti mantiene. Quello che diceva adesso Don Ernest Segatti, giustamente, cioè la Bibbia, no, prevede e ci descrive anche la parte più pura, no, della storia della religione. Prima ci si poneva anche il problema del male, no? E il problema del male è quello che viene da un lato legato al discorso dell'eventuale peccato originale, per cui è l'uomo che, no, attraverso appunto questa sua disobbedienza ha portato il male del mondo, nel mondo, attraverso il male e la morte. Oppure chi è l'origine del male è Satana, no? Perché se c'è Dio che è l'origine del bene, poi c'è Satana che è l'origine del male. In realtà c'è un versetto, e di questo garantisco che ho chiesto conferma prima a Di Porto mentre era ancora qui, gli ho fatto vedere questo versetto e lui mi ha detto è giusto, lui mi ha fatto cenno di sì. Dove in Isaia 45,7, lo sapete molto bene, Dio dice: io faccio il bene, io creo il male, cioè Dio, insomma, l'Elohim. Quindi lui dice: io sono l'origine del tutto, no? Quindi anche porsi il problema dell'origine del male, attribuendolo a questo o quell'altro, si pone questo problema
spesso dimenticando questa affermazione precisa che fa in 45.7, di cui ho chiesto conferma. Prima lui mi ha fatto segno di sì, come gli ho detto è giusta, e lui mi ha detto sì, è giusta. E quindi ecco il discorso appunto del male che c'è nella Bibbia, è un discorso che secondo me non ha problemi in termini di spiegazione nel momento in cui ritengo che quell'individuo, quel personaggio di cui, insomma, il protagonista di cui parla la Bibbia fosse appunto un il Dio della steppa, insomma il Dio del deserto, no? Quello come cita la Bibbia di Gerusalemme. È chiaro che se poi la Bibbia, e questo è scritto anche nell'introduzione della Bibbia di Gerusalemme, quando dice che tutti questi testi sono stati montati, riscritti per sostenere una tesi religiosa, no? Lo scrive chiaramente la Bibbia di Gerusalemme, edizione 2013, quindi quella più aggiornata. Quindi un conto è che questo libro sia stato scritto e venga utilizzato per portare a Dio, altro conto è dire che Dio è proprio quello lì, è che questo che io non riesco ad accettare. Anche se la domanda è molto articolata, si parte da una traduzione, Olam, che viene tradotto normalmente come eternità e che potrebbe invece essere inteso anche come invece lungo tempo. Definire un Dio eterno è cosa diversa da definire Dio che vive a lungo, quindi c'è questa discussione sul termine Olam. Faccio velocissimamente e qui veramente mi dispiace che non ci sia. Veramente mi dispiace perché se avrebbe dato una parola, insomma, definitiva, è nel senso che, per esempio, lo so, io leggo nei dizionari, per esempio, la cosa più eclatante, che è difficile trovare in un dizionario, ma nel dizionario di ebraico e aramaico biblici della Società Biblica Britannica, il termine Olam c'è scritto come prima cosa non tradurre con eternità. In una intervista che mi ha fatto un signore che è più avanti, che ha intervistato Rav Riccardo Di Segni, l'ha intervistato su di me, vero? È andato a parlare con il rabbino capo della comunità di Roma dicendogli che cosa dice quello là di Torino, che stupidaggini dice quello là di Torino. E quando gli hai fatto la domanda su eternità, e questo è per fortuna su YouTube, quindi non è interpretazione, lui ha detto: ma chi è che dice eternità? Si tratta di un tempo di cui non si conosce la durata, cioè non si sa quando è iniziato, non sa quando è finito, ma non è eternità. E quindi in effetti leggendo la Bibbia anche a me non pare di trovare il concetto di eternità coerentemente anche con quello che per esempio c'è scritto poi nei dizionari americani, c'è scritto long time in the past in the future, cioè un lungo tempo sia nel passato che nel futuro, ma un lungo tempo è un concetto completamente diverso dal concetto di eternità. Quindi questo è ciò che penso dire. Per quel che mi riguarda sfondo una porta aperta. Tutti i dizionari, non capisco la sorpresa di Biglino, leggendo quel dizionarietto elementare che abbiamo tradotto in italiano, tutti i grandi dizionari dicono quella cosa lì, compresi i dizionari teologici, le traduzioni forse sono un po' più indietro, in quella che faccio io sto cercando di usare sempre, da sempre per sempre, da sempre per sempre, perché non si può, se bisogna usare un avverbio bisogna dire per sempre, da sempre. Se Neolam dal passato, da un tempo non misurato nel passato, uno da immemorabili o da senso, poi c'è la questione dell'italiano, ma certamente l'eternità nel senso greco non c'è. Nel passo di prima però non c'è scritto il bene e il male, c'è scritto che Dio fa shalom vara, cioè il benessere e il male, e quindi lì la domanda, ma non ho una risposta, è... Perché Biblino giustamente dice che non bisogna introdurre concetti greci nell'ebraico. Allora, l'alternativa da Dio viene shalom e ra, shalom, questo è il termine, io traduco con benessere, perché non è solo la pace. Da Dio viene shalom e ra, vuol dire il bene e il male nel senso morale e ontologico, oppure da Dio viene sia la benedizione, la vita che ti va bene, o la disgrazia. Ma no, invece la cioè, sul termine. Io mi chiederei questo. Sì, possibilissimo, sono assolutamente d'accordo, nel senso che nella concretezza di quel personaggio lui potrebbe anche aver detto in effetti tutto ciò che arriva di bene a voi deriva da me e tutto ciò che arriva di male a voi deriva da me. Sono assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo. Volevo soltanto spiegare la mia sorpresa è che per la prima volta, cioè, come dire, leggo in un dizionario e non tradurre così, questa è la mia sorpresa.
L'altra parte della sorpresa è che nelle Bibbie l'ho sempre tradotto così, però. Perché io non credo di essere venuto qui per fare la bella statuina, è bastato soltanto aprire il problema del Nuovo Testamento e sulla storicità del Nuovo Testamento e poi si è chiuso subito il discorso. Siccome mi è stato riferito che non erano preparati ad affrontare un dibattito del genere, allora io dico vediamoci. Facciamo il dibattito sull'esistenza di Gesù Cristo, degli apostoli, dei santi, del Nuovo Testamento. Ci daranno mai la soddisfazione. Sì, guardi, sono legato al vostro problema di orario, tutto questo. Non c'è nessuno di voi che va alla stazione del centrale con la macchina. Nessuno, ma il più veloce è il rapporto con Monoletto. Riguardo, io ritengo che per quel tanto posso conoscere la mentalità semitica più in generale, non soltanto nel mondo ebraico, ma nel mondo circostante, che giustamente è stato detto è semita, non sono solo gli ebrei semiti. A me pare che proprio in quel mondo di principio non esistono concetti filosofici, metafisici, non esistono proprio, esistono delle aperture in quella direzione, ma non esiste il concetto, ad esempio l'eternità, ma tanto per ritornare alla tantissima importante pagina del Genesi, no? Quando si dice in principio, ad esempio una delle traduzioni, delle discussioni che si sono fatte su quel testo, che lì fosse indicata la creazione dal nulla, che è un concetto metafisico, cioè non esiste più niente, non era niente prima e dal niente è stato fatto qualcosa. Questo concetto di creazione dal nulla è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica, fuori completamente. E allora, quando è stato tradotto in quel modo, è stato tradotto con un altro tipo di mentalità che ha attribuito a quella indicazione una traduzione di carattere metafisico che nel testo non c'era. Era semplicemente che quando le cose cominciarono, cominciarono fatte. Quando cominciarono, cominciarono fatte. Allora, ma è così anche il concetto di eternità o di immortalità, ad esempio, un concetto precarissimo all'interno del Primo Testamento, è il concetto, questi concetti astratti non esistono. Esiste il concetto di immortalità, ad esempio, in genere è legata nella mentalità circostante, quella che non è semitica, è legata a qualche cosa che può permettersi il lusso di essere eterno, cioè la parte spirituale. E questo è il grande contributo che ha dato.